Qui c'è la stanza degli sceneggiatori, dove si fanno le riunioni ogni mercoledì. Qui c'è la sezione degli animatori e i rigger. Lì le scrivanie dei programmatori. Come vedi, sono molto concentrati e mi raccomando, non prendere la loro Monster dal frigo. È di assoluta importanza. Però sono molto più gentili dei programmatori che trovi di solito in giro. Guarda! Ciao, Seth! Ciao. Visto? Oltre al nostro staff, del quale tu oggi entri a far parte, l'edificio è tutto ben connesso e facile da riconoscere. L'ho scelto appositamente per i suoi interni e la sua accessibilità. Sono due caratteristiche fondamentali per la nostra casa videoludica. Troverai anche dei cartelli che indicano le varie sezioni nel caso che tu ti confondessi, ma sono sicuro che ti abituerai senza problemi e conoscerai presto questo posto come le tue tasche. Sperando che tu resti con noi a lungo. No, non sto sudando, non c'è nessuno, nessun motivo in particolare perché tu debba andartene. È solo che certe persone qui sanno essere appassionate. Ah, ecco, un consiglio. Ascolta e presta attenzione a quello che ti dicono i tuoi colleghi, ok? Oh, a proposito, ti presento il tuo nuovo supervisore. Capo, la smetta, ne abbiamo parlato. Sì, hai totalmente ragione. La ringrazio di capire. Quindi questa è la nuova aggiunta? Pensavo avessimo parlato anche di questo. Sì, ne avevamo parlato. E avevamo deciso che ci avresti provato. Come ho detto, ne abbiamo parlato e questo nuovo progetto è importante. Ci servono più mani a lavorare al character design dei personaggi rispetto al passato. Non puoi far tutto da sola. Io sono brava da sola. E questo è verissimo. Ma non voglio assolutamente che si ripeta il tuo burnout. Ricordi, non riuscivi a lavorare per 3 giorni di fila. Provaci, d'accordo? Stavolta ho scelto bene, fidati di me. Dammi una possibilità. Va bene. Ottimo! Allora, nuova recluta, ti lascio nelle mani della nostra bravissima caporeparto. Sono capo reparto? Lo sei appena diventata. Divertitevi! Ma ricordate che ho bisogno di quelle character sheet per le 18. Capo, questo significa che insieme al mio ruolo aumenterà anche la paga? Sto già camminando verso di là! Oh, Seth! Il mio programmatore preferito! Come stai? Ti ha portato qualcosa? Ciao, sono Chantra. Sì, me lo dicono in molti. Vediamo. Anche il tuo è... ha un suono piacevole. Ora vieni, ti mostro la postazione. Come puoi vedere, il nostro capo ha già preparato la tua postazione da lavoro col PC e una tavoletta grafica. Il tuo primo lavoro del giorno sarà settare le impostazioni per come ti fanno più comodo, così che non dovrai più pensarci dopo. Sono anche sicura che qui da qualche parte abbia già messo le stampe di reference per il progetto. Però... non lo trovo. Perché non può organizzare le cose per bene? Non lo so, cercale tu. Stanno sicuramente qui da qualche parte. Per oggi non è un problema. Possiamo... guardare le mie. No, non toccare la mia scrivania. So che sono accanto, non toccare la mia scrivania. Grazie. Oh! Sono contenta di saperlo. Cioè, mi spiace che gli altri tocchino le tue cose, lo capisco benissimo, ma almeno sono sicura che tu non lo farai con me. Giusto? Bene, bene. Perché, cioè, qui è tutto organizzato attraverso un metodo e non ho davvero voglia di rimettere a posto. Adesso, siediti alla tua scrivania. Mi avvicino io. Questo è l'art bible del progetto. Hai avuto fortuna a risparmiarti il round di insulti che ci siamo scaricati a vicenda durante le riunioni per le decisioni dei concetti base del gioco. Immagino il capo te l'abbia già detto, ma questo è il primo RPG in cui la nostra azienda si cimenta e vogliamo cercare di fare bella figura con la nostra fanbase. Al momento in realtà la cosa più importante è riuscire a creare delle aspettative e affetto verso il gioco,
in modo che poi la campagna Kickstarter vada bene. Finora siamo riusciti a reggerci sulle vendite di giochi precedenti, ma ora dobbiamo iniziare a lavorare più duramente per raggiungere più persone. Tornando all'Art Bible, come ti ho detto è un RPG... Perché GDR? RPG significa la stessa cosa, eh? Insomma, qui ci sono le palette e le sintesi delle forme da adottare per i personaggi. A tal proposito, il capo vuole che finiamo le prime character sheet per stasera. Immagino tu sappia come fare, no? No, no, non tutte. Ne ho già parlato con lui, ovviamente, non ce l'avremmo mai fatta. Sono solo queste due, il ragazzo e il draghetto. Le altre le dovremmo fare in settimana, anche se il progetto durerà ancora per molto. Questo è solamente l'inizio. Però è necessario che finiamo queste per oggi. Dobbiamo mandare i prototipi e farli revisionare così che poi possiamo metterci a fare le art per i modellatori 3D. Per la prima ora non preoccuparti. Concentrati sul sistemare la tua roba sulla scrivania e settare la tavoletta come ti è più comodo. Se lo fai ora perderai molto meno tempo in seguito. Ah, puoi usare quegli scaffali per mettere i tuoi manuali e i libri di pose. Come non hai i libri di pose? Come fai a... Pinterest. Ok. Ognuno ha il suo metodo, immagino. Una volta che avrai sistemato tutto, potrai iniziare a lavorare su quello che ti chiederò. Ora sono la tua caporeparto, quindi dovrai darmi retta. Ci sono alcune regole per lavorare pacificamente con me che ti chiedo gentilmente di rispettare al meglio delle tue capacità. Punto primo. Per la maggior parte delle cose io accetto ogni suggerimento del team, non sono il tipo da avere una visione specifica, preferisco che mi venga dato un compito da portare a termine. Ci sono alcune eccezioni, ma solitamente preferisco agire così. Punto secondo. Non so usare Photoshop, ma solo Clip Studio Paint. Posso imparare se necessario, ma preferirei davvero di no. Punto terzo. Ti chiedo di avere ovviamente educazione nelle critiche rispetto al mio lavoro. So che possiamo imparare reciprocamente, ma è chiaro che voglio che accada in un ambiente tranquillo. Punto quarto. Potrei perdermi spesso nei dettagli. Dimmelo pure se succede. Punto quinto. E riguardo all'ultima cosa, preferisco lavorare con persone sincere in tutto e per tutto. Se faccio qualcosa che non ti piace, devi dirmelo. Hai capito? Non sarò in grado di lavorare bene con te se non mi dici quello che ti passa davvero per la testa. Io farò lo stesso con te. Punto sesto. Preferisco lavorare per conto mio con qualcuno accanto, se a te va bene. Non ho necessità di parlare, ma solo di avere una persona vicino mentre mi concentro. Punto settimo. Non lavoro dopo cena. Punto ottavo. Se un giorno non puoi venire al lavoro, avvertimi prima. Non hai idea della quantità di persone che non me l'hanno detto. Punto nono. E ultima cosa importante. Certi giorni preferisco non parlare. Ti chiedo davvero di non cercare di avere una conversazione. Certe volte la vita è troppo difficile per me per cercare di essere civile con le persone. E non voglio litigare. Bene, queste erano le mie regole. Tu ne hai alcune che dovrai seguire. D'accordo. Certo, si può fare. Ottimo. E ora? Quando lavoro non mi piace parlare, perciò ci sentiamo dopo. Ah, però puoi venirmi a chiedere opinioni, ma non toccarmi all'improvviso, è una cosa che non sopporto. Scusa. Puoi ascoltare la tua musica, ma metti delle cuffie, per favore. Why are you blinking so much? Here, let me get it out. I want the poncho. So I was blinking at me as if I fed as a dick. Very good then. Bon appetit. Hai finito? La conosci? Cioè, aspetta, conosci solo la canzone o conosci anche lui? Sì, Red Flags è andata virale poco tempo fa, ma questa è solo una delle tante belle canzoni che ha fatto. Quell'uomo è un genio, ha un talento enorme e l'ha usato per far meme. È davvero un dono dal cielo e...
Scusami, forse stavo andando un po'... Non importa, lasciamo stare. Allora ti consiglio anche Hey, I Don't Work Here. È un po' lunga, ma se te l'ascolti guardando il video musicale passa molto velocemente. C'è tutta una narrativa per cui il tipo si ritrova per caso in luoghi diversi e... Forse è meglio se non te lo spoilero, però. E poi a me piace molto anche Hot Shit. Ha un ritmo veramente carico. L'ascolto prima di venire al lavoro, ultimamente. E poi il modo in cui muove i fianchi è un sacco figo. Voglio riuscire a farlo anch'io. Il suo stile musicale poi utilizza un sacco di strumenti elettronici e sintetici che mi ricordano le ossa di molti videogiochi old school. Come i Pokémon, quando ancora funzionavano. Io mi ricordo ancora di quando i miei mi regalarono un Game Boy con dentro Pokémon giallo. Quello in cui partivi con Pikachu, ma immagino tu lo sappia. Che poi potevi anche avere altri starter, ma vabbè, però... Quando ci giocavo da piccola ero molto, molto, molto spaventata, perché c'era quella caverna dove dovevi usare flash per illuminarla, altrimenti rimaneva tutta scura. E non potevi vedere quasi nulla. Aveva una host che mi metteva un sacco paura. Quindi quella e il non sapere cosa ci fosse davanti a me mi terrorizzava così tanto da far giocare mio padre al posto mio. Bro, Game Freak, avevo 5 anni. Come faceva a sapere che dovevo usare quella TM di Flash? Che palle! Non faceva nemmeno danni! Esatto! Sono contenta che siamo sulla stessa pagina. Se c'è una cosa che i nuovi giochi hanno fatto bene è rimuovere le MN. Certo, è anche l'unica cosa buona che hanno fatto, però. Indovina? Capisco che vedendo il mio tatuaggio delle foglie potessi pensare che mi piaccia il tipo erba, ma... Ma ho anche un altro tatuaggio. No, è una falena. Davvero? Davvero, davvero? Oh, ok, sì, sì, certo, allora, allora, quella che mi sono fatta fare sulla schiena è una versione ingigantita della geometra papillonaria. Ho deciso di farla più grande perché solitamente è grande solamente 4 cm in media. Ero molto indecisa, in effetti, se farmi tatuare una falena nella sua grandezza naturale, quindi con un'apertura all'aria maggiore, tipo, non lo so, la falena Atlante, ma la geometra è la mia preferita, perché la vedo spesso, è europea, quindi è facile vederla da noi, mentre le Atlante sono di origine asiatica. Inoltre è verde, come puoi vedere, in realtà ha dei bei disegni bianchi molto delicati sulle ali. Guarda, li puoi vedere anche dal mio tatuaggio, mi piacciono molto. Anzi, mi piace la geometra perché è necessario osservarla con attenzione per vedere tutta la sua bellezza. Devi avvicinarti con calma per non farla scappare. Per alcuni è frustrante, ma posso assicurarti che ne vale la pena. Comunque sono degli insetti davvero bellissimi, sai, pur essendo simili si possono distinguere i maschi dalle femmine. Antenne. Quelle dei maschi sembrano un pettine, si vedono i dentini all'insù. Invece per vedere la loro età basta guardare i colori. Quando sono giovani e in forze sono molto intensi. Quando invecchiano invece diventano molto più pallidi. Ah. Cazzo, scusa. Ho parlato tantissimo di una cosa che interessa a me. Sì, mi piacciono molto. Parlando di videogiochi, prima mi è venuta in mente una cosa. Come mai hai iniziato a fare questo lavoro? Ho capito. Ti sono sempre piaciuti? Per me è simile. Anche a me sono sempre piaciuti. Ma non è che ho puntato fin da piccola a lavorarci. Solo che... Ehi, sapevo disegnare, i videogiochi mi piacciono. Quindi è stato facile fare 2 più 2. Anche se onestamente non era la mia prima scelta come lavoro. Nessuno lo era a dirla tutta. Mi bastava solamente che ciò che avrei fatto mi avrebbe lasciato abbastanza libertà. Però una volta che ho iniziato, mi è piaciuto. E pian piano ho iniziato a coltivare il desiderio di migliorare. Un obiettivo, se vuoi. Vorrei che i miei lavori in merito venissero conosciuti e che le persone apprezzino i miei design. Mi piacerebbe anche che qualcuno, come facevo io da piccola, facesse...
so, delle fan art sui personaggi che creo. È una bella motivazione per andare avanti. Andare avanti. Aspetta, noi dobbiamo andare avanti col lavoro. Anzi no, dobbiamo finire. Ci siamo persi in chiacchiere, non abbiamo fatto nulla negli ultimi minuti. Ah! Rimettiamoci giù, avanti. Tu fai. Io devo finire qua le mie cose, poi controllo cosa hai fatto. Ecco qua, a posto. Finito. E anche oggi mi sono guadagnata la mia monster. Tu hai fatto? Fa vedere. No, non hai ancora finito. Mi sa che dovrei lavorarci ancora un po'. Buona fortuna. Dove vado? A riposare. Ho finito di lavorare e non ho più motivo di star qui. Vado alla sala relax. Chissà se qualcuno ha bevuto le bibite dei programmatori. Ehi, ti ho portato questa. Prego. Oh, anche questi sono per te. Sono 3 tipi di snack perché non avevo idea di quali ti potessero piacere. Tieni, scegli quali vuoi tu. Oh, di niente? Sono... contenta che ti piacciono, cioè devono piacerti, anche perché nelle macchinette altre cose non ci sono, la scelta è quella. Se no devi portarti il cibo da casa e rischiare che Yamamoto, quello della sezione marketing, te lo inculi. Sì, inculi, tipo rubare, no? Che modo stupido di dirlo. Mostrami cosa hai fatto. Ok. Per il lavoro del primo giorno non è male, ma c'è da migliorare. Non preoccuparti, ci lavoreremo insieme. E domani instauriamo un bel piano di lavoro, così non perdiamo tempo con le chiacchiere e pensiamo a lavorare. A quelle ci penseremo durante la pausa. Prima ho detto che non avevo motivo di restare qui finito il lavoro, ma parlare con te non è così male. Grazie di aver visto questo video. Se ancora non l'aveste capito, questa è la nuova serie X-Listener che porteremo sul canale. Chantra è un personaggio originale di Nyxess, creato interamente da lei. E questa è la prima volta che facciamo una serie con un personaggio, insomma, del tutto nostro. Quindi speriamo che possa andare bene. Questa è solamente la prima puntata. In futuro ne usciranno molte altre e abbiamo molte belle idee per come far andare avanti la storia. Anche perché, questa volta... possiamo avere totalmente carta bianca in merito. Grazie ancora per aver visto il video e plus ultra!